Andiamo Ciccio che per timore di luce. Andiamo. Se c'è da divertirsi, se devi divertire. E questa è una cosa che ricorderemo per anni e anni. Se domani morimo, sti cazzi. Siamo morti bevendo. Va bene così. Qui è un little bit. Il problema, dove sta il problema? Il fresco. Qua devo portarli sulla retta via perché l'ha fatta bene così. Yossi, voglio prendere una domanda. Some of these beers are absolutely, they're no less than a revelation as far as flavors, complexity, depth, comparable to a fine wine, a champagne or single malt whiskey, with all those flavors combined. We'll be for people subscribe the tasting of 3 PM. Abbiamo voluto comunque riunire in questa piccola, pazza, assurda, folle crociera non solo gli amici stretti, i nostri clienti, i nostri collaboratori migliori, ma anche e soprattutto i birrai con cui noi lavoriamo. Infatti è un happening che anche con loro, con i birrai stessi. La birra ha spesso e volentieri una storia dietro da parte del birraio, la birra ha un po' la personalità del birraio stesso, soprattutto nel mondo stretto della birra artigianale. Mi dispiace solo per chi non c'è, perché veramente ha perso una dimensione completamente diversa rispetto a tutti gli altri happening birrari. A small brewer can say, listen, I really want to make something different. And if it's going to sell or not sell, well, I really think I should make it. They'll have a beer somewhere in their line that'll make the money, and they'll have beers they can play with. Large brewers, they're just constantly losing in the niche market with the specialty beers. So they only have very simple run-of-the-mill beers. And they've sort of missed what's been going on for the last 20 years. And they're reacting very, very late. The big companies don't like that, so they start to try to come into our field because they want back this 1%.